questo bel giardino non sarebbe così com'è se non fosse per il generoso aiuto economico della signora Paola Falco, che deve essere ringraziata particolarmente. Mariotti, che è stato il braccio operativo, e poi come tradizione la Fondazione Cassa Risparmio di Vercelli, Vercelli Viva, in particolare il suo presidente, e lì è Mariella Ferrari. Mi permetto di aggiungere qualche considerazione generale. Parlare di cose generali fa piacere perché non ci mette di fronte ai numeri e ai bilanci, quindi fermiamoci. La mia considerazione è che il museo, che nasce come luogo di conservazione e di raccolta di cose belle, oggi ha un ruolo aggiuntivo, che è quello di strumento di educazione, in particolare per i giovani. È strumento di educazione che deve usare anche dei sistemi che i giovani apprezzano. In una trasmissione televisiva di oggi, che ho visto, partecipava una scuola di un comune dell'Umbria. Gli studenti credo che fossero dell'equivalente della nostra terza liceo. Il conduttore ha intervistato due maschi e ha chiesto la solita domanda: qual è l'ultimo libro che ha letto? Uno diceva: ma l'ultimo libro l'ho letto alle medie, il titolo forse era ma non sono sicuro. L'altro ha detto: io non leggo. Dunque, se dobbiamo educare ed abbiamo di fronte situazioni di questo tipo, bisogna offrire agli studenti sistemi ed esperienze nuove. Lo scavo simulato è uno strumento di questo tipo, perché è un'esperienza che coinvolge il ragazzo. Come avvenga nello specifico lo scavo simulato ce lo racconta Luca Brusotto, e poi magari faremo anche un esperimento di come va. No, grazie, unisco il mio personale saluto a quello del presidente, dell'avvocato e di tutto il consiglio di direzione, e aggiungo anche quello di tutto lo staff del Museo Leone, che ha lavorato giorni per preparare questo evento, questa giornata. E come avviene lo scavo lo spiegherà poi la nostra equipe didattica, lo spiegheranno Federica Bertoni, Francesca Remaioli, Riccardo Rossi, che sono i ragazzi che si occupano dello scavo archeologico e di tutte le altre nostre attività didattiche, e fanno anche tantissime altre cose in cui i musei. Quello che voglio dire, condivido pienamente quanto ha detto l'avvocato Zeghe. Lo scavo archeologico simulato è uno dei momenti fondamentali nella vita e nelle attività del nostro museo. Questa è un'area che è poco conosciuta, sfruttiamo poco per il pubblico adulto, è un'area riservata soprattutto ai ragazzi, soprattutto ai bambini. Qui tutte le volte, tutti i giorni, praticamente dal mese di marzo, aprile, fino alla fine della scuola, insomma, avviene una cosa bellissima, no? I bambini vengono qua, scavano e si realizza, questa mattina ci siamo visti con l'avvocato, dicevo, una sorta di piccolo miracolo di San Gennaro, no? Tutti i giorni, è sempre quello, c'è veramente una chimica incredibile per cui avviene uno splendido cortocircuito tra educazione, cultura, apprendimento e divertimento. Questi bambini, questi ragazzi vanno via da qua e portano via da qui veramente un pezzo del nostro museo che poi conservano sicuramente per tanto tempo, forse spero per tutta la loro vita. Quindi da parte nostra c'è poi anche l'augurio di un continuo sostegno da parte del mondo della scuola, degli insegnanti, e da parte nostra la promessa che continueremo a lavorare come finora abbiamo fatto. Un breve cenno per salutare e ringraziare alcune persone. Volevo innanzitutto ricordare che i lavori che sono stati svolti in questo giardino sono stati svolti fra la primavera e l'estate di quest'anno, e quindi
sono stati svolti sotto la supervisione della dottoressa Rosso, perché allora il conservatore più che altro vorrei era lei, dire quindi, di Simona Corino. E poi più che Simona il Corino mio. È là. La stavo cercando. Diciamo che ufficialmente ero io, ma in realtà chi ha lavorato una mano è importante Simona. Simona Corino non è solo l'Istituto di Belle Arti, ma insomma anche il Museo Leone, sa essere veramente preziosa. E poi, ultima persona così che volevo ringraziare è, non so, non la vedo, forse è rimasta, la nostra custode Maddalena Bozzi, che è rimasta di là, no, è da ringraziare perché lei ha la fortuna di godere della vista di questi giorni, no? E adesso c'è anche il compito, la mansione di averne cura, no? E della sua manutenzione. Lascio adesso la parola a Francesca, Federica, Riccardo, non so chi di loro è incaricato di parlare. Anticipato. È uno dei laboratori più gettonati tra le offerte dell'attività didattica che il Museo Leone propone alle scuole elementari, medie e superiori. Però l'area che voi vedete qua, che è l'area di scavo effettivo, quindi di laboratorio pratico, manuale, non è altro che il punto intermedio e finale di tutto il laboratorio didattico, perché comunque, come tutte le altre attività e laboratori, inizia in museo ed è collegato sempre alle collezioni del museo, perché ci deve essere comunque un confronto con i pezzi più o meno piccoli, grandi, che ai ragazzi piacciono di più, piacciono di meno. Questo è un confronto che viene fatto con loro, si passa quindi sempre dal museo, si inizia con una piccola introduzione e poi anche proprio chiedendo ai ragazzi che tipo di esperienza si aspettano e che cosa voglia dire scavo archeologico simulato, perché qualcuno è convinto di entrare in casa Alciati e mettersi a scavare al centro del cortile, no? Così d'amblè, senza nessuna preparazione, senza niente, fare nient'altro. E invece no, parte questo nostro dialogo con i ragazzi, si portano attraverso il museo, noi facciamo fare una passeggiata, una camminata e facciamo osservare determinati tipi di reperti, facendo osservare il materiale, quindi poi di conseguenza l'utilizzo che avevano questi reperti, per quale motivo? Non perché sono i reperti che ci piacciono di più o di meno, ma proprio perché sono i reperti che serviranno ai ragazzi poi durante la fase di scavo per riconoscere i materiali piuttosto che le strutture che loro andranno a trovare e incontrare nell'operazione pratica, che avviene qua in quest'area di circa 24 metri quadri e che adesso nello specifico cercheremo di farvi capire come è organizzata e il perché è organizzata e la vedete in questo modo. Vedete dei buchi e dei cumuli di terra perché abbiamo aperto volutamente delle piccole aree, dei piccoli saggi, per farvi vedere anche non tanto i reperti, quindi i singoli oggetti, ma anche proprio le strutture che ci sono all'interno dei vari cassoni, dei vari cassetti. In concreto come avviene questo scavo? Come diceva Federica, c'è tutta una parte precedente al lavoro manuale, concreto, vero e proprio, che si svolge in museo. L'articolazione di questo percorso, di questo laboratorio, è stata volutamente improntata in questo modo perché era nostro desiderio far sperimentare sia i ragazzi quello che è concretamente lo scavo archeologico, ma anche quello di proporre loro una simulazione di ricerca storica e quindi di ripercorrere nell'arco di una mattinata quelli che sono le varie fasi di lavoro dell'archeologo, lavoro per il quale la fase di scavo è solamente un tassello. Quindi anche i ragazzi fanno questo percorso di analisi nel museo, vengono qua iniziano a scavare. Prima di iniziare a scavare vengono loro insegnate le tecniche di scavo, viene loro spiegata la tecnica della stratigrafia, le tecniche moderne di scavo stratigrafico, prendendo proprio spunto dall'osservazione della struttura dove andranno ad operare. Quindi come mai l'area di scavo archeologico simulato è strutturata in questo modo, suddivisa in tre settori volutamente sistemati in questa posizione a scaletta, uno più alto dell'altro.
Perché? Perché ogni settore di quest'area di scavo archeologico corrisponde ad un periodo del passato. Noi diciamo sempre ai bambini che è come se loro vedessero tre cassetti di una cassettiera aperta. Normalmente quando un archeologo va a scavare nel terreno, a indagare il sottosuolo, questi cassetti li trova uno sovrapposto all'altro, li trova chiusi. Noi per facilitare l'attività dei ragazzi questi cassetti li abbiamo aperti, quindi diamo già a loro un'indicazione, se vogliamo, temporale, no? Di scansione temporale. E questa è l'unica grande differenza che differenzia questo scavo archeologico simulato da un'area di scavo archeologico reale, perché in realtà tutte le operazioni di scavo che i ragazzi fanno qui dentro ricalcano in tutto le operazioni che un archeologo realmente fa. Quindi si accovacciano, utilizzano le stesse attrezzature che un archeologo utilizza, la cazzuola, la paletta, lo scopino, raccolgono la terra, ammucchiano la terra fuori dall'area di scavo, mettono in luce tutte quelle testimonianze che poi gli serviranno nella fase successiva di lavoro. Quali testimonianze i ragazzi possono trovare all'interno di questo scavo archeologico? Possono ritrovare dei reperti, quindi degli oggetti antichi, interi, frammentari, sono riproduzioni che noi collochiamo di giorno in giorno, come diceva Luca, nel posto giusto e poi ricopriamo per essere già pronte la mattina dopo. Trovano delle ossa animali che soprattutto in questa parte più antica servono loro per la ricostruzione storica finale, e trovano quello che vedete, che noi vi abbiamo messo in luce oggi, cioè trovano delle strutture di vario genere. L'analisi di tutto quello che loro hanno ritrovato, quindi oggetti, ossa e strutture, tutto insieme, è la parte di analisi finale del nostro lavoro, del nostro laboratorio. I ragazzi analizzano ciascuno quello che ha trovato, si confronta ogni ragazzo con quello che hanno trovato gli altri ragazzi che hanno lavorato nella sua stessa area, e ogni squadra, diciamo, corrispondente ad ogni settore, arriva alla fine a fare una sintesi di tutto ciò che ha scoperto, ricostruendo tutti insieme, appunto in una parte finale, la storia del nostro sito e l'evoluzione attraverso i secoli. In quest'area che abbiamo preparato, le ere del passato che sono testimoniate sono qua l'età del ferro, con la ricostruzione di una capanna appunto dell'età del ferro. Ci sono delle buche di palo all'interno delle quali erano collocati i pali lignei che reggevano la struttura della capanna, un focolare, che è quello costituito da pietre piatte, un pavimento di piccole pietre, un acciottolato, e una grossa buca che ora vedete vuota, ma normalmente è piena di ossa. E i ragazzi, attraverso l'analisi di tutto questo, riescono a ricostruire che qua correva la parete della capanna, che questo era all'interno della capanna dove gli uomini dell'età del ferro abitavano, sul focolare trovano dei vasi di ceramica e delle ossa combuste, mentre invece da questa parte c'è l'esterno della capanna, l'acciottolato, che era un pavimento da esterno che veniva appunto sistemato tra le capanne del villaggio, e questa grossa fossa che era nient'altro che una fossa per rifiuti. Successivamente la storia del nostro sito continua nel secondo settore, dove c'è un insediamento di età romana, dove abbiamo ricostruito alcuni ambienti di una domus, quindi di un'abitazione romana. Ci sono delle murature in ciottoli che dividono l'area di scavo in diversi settori, qua si vede molto bene questo muro, poi ce n'è un altro che da qua arriva fino là in fondo e un altro che si intravede qua. Ci sono quattro ambienti, ognuno con una pavimentazione differente, mosaico con tessere colorate, qua non si vede, non l'abbiamo aperto, c'è un altro mosaico, un pavimento con dei tegoloni romani e un pavimento in cocciopesto. Sulla base delle strutture, dell'analisi delle strutture, confrontata con l'analisi dei reperti ritrovati all'interno di ciascun ambiente, i ragazzi riescono a ricostruire l'articolazione proprio dei vani all'interno della domus. Passando nell'ultimo settore, i ragazzi vedono il passaggio dall'età romana all'età alto medievale. Anche qui abbiamo ricostruito degli ambienti, un porticato di un palazzo alto medievale,
abbiamo lungo tutta quella fascia una pavimentazione in frammenti laterizi, due grossi basamenti di pietra che in base a tutte le informazioni che i ragazzi ritrovano nello scavo riescono a interpretare come i pilastri che sostenevano questo portico, e poi trovano tutti gli elementi di metallo che costituivano il portone d'ingresso a questo palazzo. E quindi molto semplicemente i ragazzi hanno la percezione di come, scavando con attenzione, recuperando le informazioni storiche, analizzandole, confrontandole, mettendole tutte insieme, riescono a ricostruire questo percorso un po' a ritroso, no? Nella storia.